Ragazze, eccomi tornata con un altro video sempre dedicato ai prodotti smaltiti del periodo e alla fine di questo video vi dirò anche chi è la vincitrice del giveaway. Vi farò appunto vedere un mini video all'interno di questo video, per l'appunto, girato sul cellulare, dove appunto vi faccio vedere l'estrazione, di modo che insomma nessuno abbia nulla da dire. E detto ciò, parto subito con i prodotti terminati del periodo. Vi raggruppo due video assieme perché non ho molto tempo e anche perché è comunque una cosa abbastanza veloce. Allora, solita busta dei prodotti terminati e vado come al solito in modalità random. Primo prodotto finito è il bifasico di Sephora, io lo acquisto sempre e continuerò ad acquistarlo perché è un bifasico che costa poco, ne basta poco e quindi vi dura un sacco, ammortizzate comunque la spesa e soprattutto toglie veramente tutto in poco tempo, per cui ci piace, ve lo straconsiglio e è davvero valido. Poi ho terminato questo Moisturizing Rinse, che è un balsamo praticamente a risciacquo della Macadamia. Questo mi era stato regalato assieme al suo shampoo, appunto in combo, al mio scorso compleanno. Non questo, quello precedente. E sì, per chi se lo stesse chiedendo, vi farò un video regali di compleanno unito a quello dei regali di Natale, non appena avrò un attimo di tempo, promesso. Anche se appunto è passato un po' il periodo, però vi unisco compleanno e Natale assieme. Appunto, questo balsamo in realtà non mi ha fatta impazzire perché, pur avendo una buona profumazione, l'ho trovato troppo blando sui miei capelli, che sono comunque tendenzialmente secchi, merito del fatto che spesso volentieri cambio colore, faccio chatouche eccetera, non li lascio mai in pace poverini, e quindi non abbastanza nutriente. Non lo so, fatevi anche voi la vostra idea, a me sinceramente non ha fatta impazzire. Mi è piaciuto molto invece il tonico della Biosource di Biotherm. Questo qui è quello dedicato alle pelli normali e miste ed è un tonico non purificante, ma che va ad agire sull'inquinamento e sullo smog. Mi è piaciuto perché, pur essendo per pelli miste, l'ho trovato comunque delicato, profumazione molto buona e tra l'altro base anche di plankton. E è un idratante di base, prepara la pelle e va comunque a eliminare al 100% le poche impurità rimaste magari dopo la detersione. Mi piace. Ho finito di Adorn il preparatore, questo qui, il termoprotettore per piastre e phon. All'inizio non mi aveva entusiasmata, dopodiché utilizzandolo appunto in maniera un pochino più parsimoniosa, perché probabilmente all'inizio mettevo troppo prodotto, ho iniziato già a trovarmi un pochino meglio. Profumazione buona, lo trovo comunque abbastanza pesante per essere uno spray e quindi su capelli fini come i miei dovete dosarlo bene. Poi ho terminato questa maschera qui della Skin Food al cranberry, mi è piaciuta molto, l'ho trovata veramente tanto tonificante, si presentava così, quindi con dei microgranuli al suo interno. Io la lasciavo in posa 10-15 minuti e poi andavo a massaggiarla e a sciacquarla come fosse uno scrub. Pelle decisamente ricompattata e tonificata, è molto fresca come sensazione sul viso, quindi ottima secondo me anche da fare l'estate. E poi di Clarin ho terminato un'altra maschera, questa qui è la multirigenerante, mi era stata data ad un corso, l'ho adorata, a parte la colorazione lillina viola, molto molto carina, mi è piaciuta la profumazione un pochino fiorita e delicata e il fatto che davvero era un effetto molto di pelle riposata, cioè pelle proprio liftata o comunque sia i tratti molto più distesi e ricompattata, cioè proprio completamente rigenerata. Io questa ho preferito farla diciamo la sera, proprio perché prima di andare a nanna così quei 10 minuti, anche il fatto della profumazione così un pochino fiorita era molto rilassante e ve la consiglio. Poi ho terminato di Benefit il profumo Carmeia, che è questo qui praticamente, bello anche il pack. Allora, è una profumazione molto molto avvolgente, calda, speziata, che infatti a me ha fatto impazzire, peccato davvero averlo terminato, perché mi è piaciuta molto, non esce proprio più neanche una goccia. Tra l'altro volevo dirvi che secondo me questo profumo qui non è neanche più in produzione, perché mi era stato appunto regalato dalla mia collega Benefit, proprio perché purtroppo non lo fanno più, però magari online trovate ancora qualche pezzo. Poi terminato un profumo, questo qui è l'Elixir di Kenzo, è uno fra i miei preferiti. Questo qui è l'ultima versione del Kenzo,
È un cipriato molto elegante, molto sobrio, raffinato, che davvero consiglio a tutte. Non c'è, secondo me, un range di età per questo profumo. Poi ho finito l'Advanced Time Zone da notte di Estée Lauder, anche questa mi era stata data ad un corso. Mi è piaciuta abbastanza, anche se ho paura di averla terminata veramente lì lì con la scadenza, perché mi sono accorta poi negli ultimi 5-6 giorni che aveva iniziato a cambiare odore. Quindi attenzione, perché pur avendo 24 mesi di scadenza, io questa l'ho aperta sì e no, ci ho messo 6 mesi a terminarla perché è molto ricca. È una crema che va proprio a ripristinare quello che durante il giorno la nostra pelle perde. Per cui ne basta veramente poca perché è proprio molto molto piena a livello di texture. 6 mesi buoni ce li mettete secondo me a terminarla se avete la costanza di usarla ogni sera. Per cui attenzione, perché secondo me non dura 2 anni una volta aperta. O magari era la mia un po' così, un pochino sfigatella. Poi ho terminato questo fondotinta Naked Medium nella tonalità medium di Urban Decay. Non ve lo faccio vedere perché è completamente finito, ma ha dei pezzettini perché si era rotto e quindi non vorrei perderli tutti qui sui pantaloni. E bella la coprenza per essere un compatto in polvere. Mi è piaciuto anche il fatto che rimaneva veramente opaco per non tutta la giornata, perché non dura tutta la giornata una volta appunto steso sul viso, però l'effetto è molto uniformante e non è pesante a livello sensoriale sulla pelle. Poi ho finito della Dior Prestige la mini taglia dell'olio, questo qui a base di rosa fotonico. Ragazze, io non ce l'ho questo in negozio, era un campione che mi era stato dato su un acquisto che avevo fatto svariato tempo fa, non mi ricordo neanche dove, online probabilmente, esatto, online sul sito sempre nostro Sephora, perché noi appunto in negozio non abbiamo la linea Prestige di Dior, è comunque la linea Extra Lusso di Dior, sicuramente è più per pelli mature, però devo dire che si sente quando un prodotto è buono, devo dire. Bypasso come al solito il mio St. Moritz, che tanto lo straconoscete, il mio autoabbronzante di fiducia. Anche se è un po' che non lo sto utilizzando, questo l'ho finito all'incirca un mese e mezzo fa. Poi ho terminato una matita di Estée Lauder, questa qui era nella tonalità 02 marrone brown. Adoro, adoro, è la mia matita per occhi marrone preferita. Una texture splendida, cremosa, non burrosa, regge bene, non cola ed è un marrone secondo me che enfatizza tanto gli occhi verdi. Non so dirvi il motivo, probabilmente avrà una base anche leggermente borgogna all'interno, ma è fenomenale. Ed infine ho terminato il Dior Skin Nude di Dior, il correttore questo qui che è fuori produzione. Perché Dior? Perché io l'ho adorato veramente, perché ha una texture molto scorrevole, la copertura è media, fa quasi un effetto di occhiaia rimpolpata essendo leggermente, non voglio dire luminoso, ma avendo delle microparticelle riflettenti, era davvero top. E poi terminato questo rossetto di MAC che non butterò perché appunto fa parte del Back to MAC. Ed era un rossetto color correttore ed è della linea Sheen Supreme Lipstick. Questo qui era il Supremely Co. Qualcosa Co. Non si legge più. Vabbè, comunque, proprio il classico color correttore, cioè proprio un bianco leggermente shine e leggermente luminoso, da abbinare solo su trucchi scuri perché altrimenti, guardate, vi faccio vedere che effetto che vi fa, cioè è un effetto proprio labbra cadaveriche, che però in realtà, scusate se mi do una specchiata, a me tamponato piace, per cui rientra comunque nel mio gusto personale. Ok, ora passo a farvi vedere la vincitrice del giveaway. Allora, andiamo un attimo su la videocamera, vi abbasso l'audio, tanto è proprio un video che dura 10 secondi proprio per farvi vedere il nome della vincitrice. Poi ovviamente qui sotto a questo video scriverò il nome, mi lascerò appunto la mia email di modo che la vincitrice mi contatti e mi scriva il suo indirizzo, di modo da poi poter procedere con la spedizione nel giro indicativamente, ragazza, ragazza, mi riferisco a te vincitrice, di una settimana. Ecco, dammi un pochino di tempo perché ultimamente davvero sono sempre al lavoro, quindi comunque guarda, io faccio il prima possibile e è tutto qui, insomma. Complimenti per la vincitrice, ovviamente. Ovviamente ci saranno anche altri giveaway. Aspettateveli perché comunque lavorando in Sephora ho spesso diritto a tanti omaggi, eccetera. Quindi mi fa piacere, avendo davvero una marea di roba,
regalare qualcosina anche a voi. Ok, allora vi lascio questo piccolo video. Qui praticamente ero esattamente su YouTube. Vi faccio vedere che sto andando appunto sul mio canale ed esattamente sotto al video dove i commenti sono stati totali 46 e si vede in alto. Ok, quindi 46 commenti, sono tornata su random.org e ho messo in alto a destra da 1 a 46. Il numero che è stato generato, se non erro, era il 12, esattamente. E quindi sono tornata sul canale, sono tornata sul video e ho iniziato a contare i commenti dal secondo, perché il primo sopra era di una ragazza che aveva chiesto semplicemente chi avesse vinto e se avessi già fatto l'estrazione. E scorrendo si può vedere che il dodicesimo commento, rullo di tamburi, è stato lasciato da, vediamo se si riesce a leggere, questa ragazza qui, che si chiama esattamente, adesso ve lo dico, adesso ve lo faccio anche rivedere, Annalena. Per cui Annalena, sei tu la vincitrice del mio giveaway, poi ovviamente io sono così andata a controllare la condivisione, il mi piace, eccetera, e quindi rientri in tutti, diciamo, i canoni che avevo appunto io esposto. E per cui ecco, complimenti, sei la vincitrice, lasciami qui sotto Annalena il tuo indirizzo, ti lascio ovviamente la mia email, la trovi in sovraimpressione nei dati qui sotto. E nulla ragazze, per questo video è tutto, io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!